Buongiorno a tutti, benvenute. Un saluto agli ospiti, un saluto ai relatori, un saluto a tutti voi. Per me è un momento questo molto interessante ed emozionante, devo dire, perché finalmente presentiamo oggi i dati relativi a un lavoro di squadra, dove protagoniste sono state le donne, protagoniste è stato tutto il gruppo dirigente della CISL. E io veramente ringrazio tutti. Che cos'è successo? Il lavoro, oggi parliamo del lavoro che cambia, delle sfide da affrontare. Questo era l'obiettivo anche per quanto riguarda il nostro questionario, l'obiettivo della ricerca, capire proprio quali fossero le sfide da affrontare in un contesto lavorativo, in un metodo di lavoro che stava cambiando. Parliamo di una pandemia che ha messo in crisi abitudini e certezze. Noi quando come coordinamento Donne CISL Calabria abbiamo proprio deciso di realizzare la ricerca alla lavoratrice ai tempi del Covid, eravamo a pochi mesi dall'esplosione nel nostro paese e nella nostra regione della micidiale pandemia da Covid-19 che ha cambiato le nostre abitudini, le nostre relazioni sociali, il nostro sistema economico e produttivo, il nostro impegno lavorativo. La pandemia ha provocato la chiusura di scuole, università, luoghi di culto, locali commerciali, la caduta a picco dei consumi, la limitazione nei collegamenti. Sono entrati in crisi certezze, aspirazioni, progetti di vita. Sono stati persi i posti di lavoro, aumentate le disuguaglianze ed è cresciuta la rabbia sociale. In particolare la pandemia ha messo a nudo il sistema sanitario in un paese con un enorme gap strutturale tra nord e sud. Il lungo lockdown, indispensabile, che ha permesso di contenere contagi, ha causato anche problemi psicosociali, economici e relazionali per milioni di persone e famiglie costrette a osservare rigide regole di distanziamento e inflessibili protocolli sanitari. Quelle di morti in solitudine nei reparti di terapia intensiva, di camion militari che trasportavano corpi senza vita, sono state le notizie e le scene che quotidianamente entravano nelle nostre case attraverso la televisione e i social media. Le misure per arginare il contagio, tanto necessarie quanto dure, sono state, soprattutto nella seconda ondata della pandemia, al centro di una forte tensione che ha visto protagonisti cassa integrati, precari, inoccupati, piccoli imprenditori, operatori turistici e del commercio, partite IVA, servizi alle persone, mondo della scuola, forze sociali e imprenditoriali. Inoltre, quelle misure hanno avuto un forte impatto socioculturale ed economico, con notevoli cambiamenti nel nostro modo di vivere e di lavorare. Il ricorso allo smart working per i dipendenti pubblici e privati ha messo a dura prova i tradizionali sincronismi produttivi tra gli stessi lavoratori e datori di lavoro, soprattutto in quelle zone caratterizzate dall'inefficienza delle reti telematiche. Molti sono i lavoratori che ancora oggi svolgono la propria professione da casa, utilizzando la connessione da remoto che richiede un forte spirito di collaborazione e adattamento. Un quadro generale. Il Covid e il lavoro in Italia. Noi, se confrontiamo i dati, gli occupati nel secondo trimestre 2021 con quelli del quarto trimestre 2019, notiamo che rispetto al periodo pre-pandemia mancano ancora 452.000 occupati. Nel corso del 2021, con l'attenuarsi della pandemia e per effetto soprattutto della campagna vaccinale, il numero di occupati è cresciuto progressivamente, anche se bisogna dire che a crescere sono soprattutto i contratti a termine. Nella prima fase della crisi sanitaria la perdita di occupazione aveva interessato principalmente i dipendenti a termine e gli indipendenti, per poi coinvolgere in un secondo momento anche i lavoratori a tempo indeterminato. La ripresa 2021 allo stesso modo ha riguardato prevalentemente l'occupazione a termine, quindi aumentano meno i rapporti a tempo indeterminato e faticano molto gli autonomi. La crescita dei contratti a termine dà conto di una ripresa percepita ancora come debole, con le imprese che in attesa di capire l'evolversi della pandemia e del ciclo economico prediligono rapporti di lavoro più facili da interrompere.
Le categorie maggiormente colpite dalla crisi. La crisi ha penalizzato in una prima fase soprattutto i settori in prevalenza femminile, quindi ristorazione, turismo, industria tessile. Purtroppo, come sappiamo, il tasso italiano di occupazione femminile era già al penultimo posto in Europa anche prima della crisi Covid. Si è osservato da più parti che le donne sarebbero state penalizzate dalla concomitanza durante le fasi di lockdown, di lavoro da casa e didattica a distanza, con le relative problematiche anche in termini di conciliazione. Appaiono invece piuttosto marcati i divari generazionali. I giovani hanno registrato un calo occupazionale significativo soprattutto nei primi mesi della crisi. Il contesto calabrese. Per quanto riguarda la prima parte della pandemia, il rapporto 2020 sull'economia e la società del Mezzogiorno, redatto dalla Svimez, evidenziava come soprattutto al sud la precarietà del lavoro femminile resti decisamente più elevata di quello maschile. I dati si innestano in una generale situazione del Mezzogiorno in cui la crisi economica dovuta alla pandemia si è tradotta in un'emergenza sociale, incrociando un tessuto produttivo più debole, un mondo del lavoro più frammentario, una società più fragile. E a proposito di giovani, io l'ho detto anche in qualche altra occasione, sono anni che dalla Calabria i giovani, e non solo loro, fuggono. Una tendenza che, come sappiamo, precede di molto la pandemia ed è confermata dal rapporto Italiani nel Mondo 2020 della Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana. Nel triennio 2017-2020 c'è stata una crescita di emigrazione del 22,3% rispetto agli anni precedenti. E io lo dicevo prima in qualche altra occasione, che rispetto al Novecento l'emigrazione calabrese ha subito una sostanziale metamorfosi. Il giovane non parte più con la valigia di cartone piena di sogni e di speranze, ma parte con la sua 24 ore, con dentro una laurea, tanta professionalità e la certezza di diventare protagonista lontano dalla sua terra natia. Per quanto riguarda più specificatamente gli aspetti che riguardano le donne, la Calabria, in modo particolare in Calabria, nella nostra regione, il lavoro femminile è di fatto discriminato a causa di dinamiche sociali e familiari meno presenti in altre aree del paese e che incontriamo continuamente nella vita quotidiana. Mi riferisco ad esempio all'impegno nella cura delle persone anziane, fragili, non autosufficienti, dei figli, un impegno che in mancanza di un welfare efficiente, organizzato in base alle reali esigenze del territorio, ricade in forma preponderante, per non dire esclusiva, sulle donne, le quali svolgono questi compiti con generosità, amore e grandi sacrifici, sia che abbiano un'occupazione, sia che non l'abbiano. Ma è evidente che soprattutto in un periodo di crisi il mercato del lavoro, un lavoro spesso nero e precario, esclude chi non offra una totale disponibilità senza regole. Pensiamo anche alle donne che alla nascita di un figlio sono costrette a lasciare il lavoro o a quelle che devono firmare lettere di dimissione in bianco all'atto dell'assunzione. E su queste problematiche la CISL è intervenuta da tempo con una serie di richieste al governo e al sistema del welfare delle regioni. La creazione delle condizioni per l'ingresso delle donne del mondo del lavoro alla pari degli uomini è una delle priorità dell'azione sindacale. Bisogna tenere alta l'attenzione su servizi fondamentali perché ad essi siano destinate risorse adeguate, restringendo la forbice negli investimenti tuttora esistente tra il Sud e le altre aree del Paese. La Calabria continua a rimanere agli ultimi posti non solo in Italia ma in tutta l'Unione Europea, una situazione divenuta particolarmente pesante durante la pandemia per le notevoli difficoltà soprattutto nella conciliazione tra i tempi di vita e quelli di lavoro, aggravata dalla chiusura delle scuole e dal ricorso della didattica a distanza. Tra i temi del lavoro femminile non si può tralasciare, al di là della pandemia, la pesante discriminazione della parità salariale, un gap che in Calabria, più che altrove, è diventato un cancro sociale da estirpare, come se la cosiddetta legge Anselmi del lontano 1977, che per prima ha affermato la parità di genere sul lavoro, fosse solo una delle tante fake news di cui tra l'altro è infettata anche questa terra dalle tante contraddizioni. Perché un'indagine conoscitiva?
Noi, osservando quanto avveniva durante i mesi del primo confinamento, come coordinamento Donne CISL abbiamo deciso di monitorare i disagi emergenti, lo dicevo prima, soprattutto nella fase acuta del Covid. Noi constatavamo che il lavoro stava cambiando. Nei giorni del confinamento circa 8 milioni di italiani si sono trovati a lavorare da casa. Prima lo facevano appena in 600.000 e spesso saltuariamente. Quali sono state e quali sono le luci e le ombre nel ricorso emergenziale e ordinario di questa nuova modalità di lavoro? Quali sono le opportunità e i limiti di una modalità operativa che in alcuni paesi è peraltro già molto utilizzata? E soprattutto, come sindacato, quali risposte adeguate offrire davanti ai bisogni emergenti? Ebbene, il coordinamento Donne CISL Calabria ha deciso quindi di dare parola alle donne stesse. E di farlo appunto attraverso l'indagine La lavoratrice ai tempi del Covid-19, condotta sulla base delle risposte ad un questionario rivolto alle donne calabresi, la cui distribuzione, dopo una fase di elaborazione, è iniziata proprio dopo l'estate 2020. Un osservatorio con una serie di domande semplici a risposta multipla e in qualche caso libera, finalizzata alla raccolta di testimonianze di donne del territorio calabrese. Un sondaggio assolutamente anonimo, con domande relative anche ai temi della violenza, tra l'altro aumentate in maniera esponenziale durante il lungo lockdown. Un quadro significativo. Io faccio un accenno un attimino a quelle che sono state le risposte delle donne, perché poi Anna Rosa entrerà, diciamo, nella parte tecnica del questionario. Dalla lettura dei 1.350 questionari compilati e restituiti, li abbiamo distribuiti su tutto il territorio calabrese, emerge un quadro significativo sia della situazione lavorativa e reddituale, sia dei servizi di welfare e conciliazione fruiti dalle donne lavoratrici in Calabria. Un campo libero, lo dicevo, era stato lasciato proprio per le risposte libere circa le aspettative di miglioramento delle condizioni di lavoro e di welfare. Noi non possiamo fare a meno di focalizzare la nostra attenzione sui temi più importanti, quali le dimissioni dal lavoro, il carico della famiglia al sud più pressante, le misure adottate in fase di emergenza che dovrebbero essere uno spunto di riflessione per un nuovo disegno del sistema di welfare. In sintesi, possiamo affermare che i dati ci confermano la fatica che hanno dovuto sopportare le donne in presenza di figli minori a carico, anziani, fino ad alcuni casi a rassegnare le proprie dimissioni dal lavoro. Anche le aspettative delle stesse donne intervistate sono nel senso di un maggiore rafforzamento delle politiche conciliative e delle strutture di supporto sul territorio. A questo si aggiunge la transizione forzata allo smart working, che ha generato giudizi, diciamo, abbastanza contrapposti tra chi lo ritiene uno strumento utile a favorire le politiche di conciliazione e chi non vorrebbe proseguire tale esperienza. Sicuramente un lavoro agile e regolato favorirebbe una migliore qualità della vita e del rapporto famiglia-lavoro, più opportunità per le donne e i giovani e una maggiore sostenibilità ambientale. Un altro elemento importante per chi ha continuato a lavorare è stato il tema delle garanzie sulle condizioni di sicurezza. La maggior parte di chi ha continuato a prestare la propria attività lavorativa ha operato in sicurezza grazie all'applicazione del protocollo di sicurezza che da subito la CISL insieme alla CGIL e alla UIL hanno sottoscritto con il governo, dimostrando grande senso di responsabilità e perseguendo significativi obiettivi di primario interesse sia per la sicurezza dei lavoratori che per tutta la collettività. Nel questionario abbiamo incluso anche le domande relative ai temi della violenza, come dicevo prima, aumentata durante il lungo lockdown, anche se non in numero elevato alcune delle donne che hanno risposto si trovano o si sono trovate a vivere episodi di violenza domestica, un terreno sul quale, soprattutto dal punto di vista educativo, il coordinamento Donne CISL Calabria opera da tempo. La violenza fisico-psicologica contro le donne di qualsiasi età non ha confini. Tra le mura domestiche, sul posto di lavoro, dove passa anche attraverso il ricatto sessuale, nella società e in tantissime esperienze di vita, e colpisce sia i paesi avanzati che quelli in via di sviluppo. Le vittime
come i carnefici appartengono a tutte le classi socioculturali e a tutti i ceti economici. Un tema questo che solo da pochi anni è diventato argomento del dibattito pubblico. Mentre gli indicatori sociali evidenziano la mancanza di politiche di contrasto, pensiamo innanzitutto a ricerche e progetti di sensibilizzazione e di formazione. Diventa quindi importante e necessaria una mobilitazione a tutti i livelli. Tutti assieme dobbiamo seppellire i vecchi paradigmi culturali per agevolare la nascita di un nuovo patto etico-sociale, a partire dall'azione della famiglia, della scuola e di altre agenzie educative e della comunità di appartenenza. Noi da donne impegnate nella CISL dobbiamo diventare un vero catalizzatore di idee, di proposte, di nuovi modelli di lotta a difesa del mondo femminile. Noi abbiamo pensato a 3 azioni possibili. La prima azione è un'azione nostra interna, organizzativa. La seconda azione è il dialogo con la parte datoriale e poi il dialogo con le istituzioni. Per quanto riguarda l'azione interna nostra, organizzativa, come pensiamo di muoverci? Noi, lo dicevo, stiamo attraversando una fase di grande cambiamento, quindi come valorizzare al massimo questo tempo, partendo proprio dagli strumenti che abbiamo a disposizione, e come intervenire dal punto di vista organizzativo e politico? Noi riteniamo che sia fondamentale un lavoro di squadra, perché lavorando in rete si possono sperimentare efficaci sinergie e alcune prospettive di impegno. Come coordinamento Donne CISL stiamo creando una piazza virtuale, uno spazio aperto accanto a un'azione organizzativa di tutte le strutture che possano concretamente dare una mano alle donne in difficoltà. Uno spazio per raccogliere segnalazioni, suggerimenti, per diffondere le informazioni anche attraverso la promozione di webinar. I temi da affrontare potranno riguardare in particolare lavoro, salute, sicurezza, benessere psicofisico, violenza e disagio sociale. Il coronavirus ha generato ansia e incertezza di varia natura, il lockdown ha aumentato il rischio di violenze contro le mura domestiche e noi attraverso una serie di video lezioni o consulenze online gratuite, affidate a un team di professionisti, avvocati, medici, psicologi, verrà dato tutto il supporto necessario per affrontare e risolvere il problema. E poi webinar in cui esperti del lavoro e delle parti sociali si confrontino sui temi del lavoro, che possono poi essere di aiuto e orientamento a tutte le giovani donne per intraprendere la strada del mondo del lavoro. Si prevedono inoltre webinar di approfondimento sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro, in cui esperti forniscano chiarimenti sull'applicazione delle norme in materia. A breve sarà inoltre disponibile il nostro sito internet, il Coordinamento Donne, dove all'interno riporteremo non solo il report sui dati con tutti i contributi della ricerca, ma una serie di notizie e informazioni utili riguardanti le nostre attività e il nostro quotidiano impegno. Nell'era della comunicazione e dell'informazione non possiamo non predisporre una strategia comunicativa chiara quanto efficace. Seguiranno poi momenti di confronto anche in presenza con le lavoratrici presso le nostre sedi. Anche questo è un modo per venire incontro alle esigenze delle nostre iscritte, alle loro incertezze, ai loro dubbi, alle loro ansie. E poi c'è la seconda azione, lo accennavo, c'è il dialogo con la parte datoriale. E qui alcune delle nostre proposte, che sono quelle di implementare azioni sui luoghi di lavoro, attraverso la contrattazione aziendale e territoriale, prevedendo ad esempio asili nido aziendali o congedi per maternità o paternità, promuovere e sostenere azioni che favoriscano la conciliazione vita-lavoro. Noi pensiamo a una riorganizzazione degli orari di lavoro sulla base delle esigenze condivise tra lavoratrici e imprese. Mettere in campo iniziative in modo che le donne possano lavorare serenamente, aumentando di conseguenza la produttività. Pensiamo ad esempio alla promozione di una sensibilizzazione sui temi della prevenzione, del benessere. Tali interventi possono avere ricadute positive nell'organizzazione aziendale, facendo diminuire i costi relativi all'assenteismo. Possono aumentare la produttività, migliorare l'immagine aziendale con interventi finalizzati infatti all'incremento del benessere dei propri dipendenti. Le aziende generano nelle lavoratrici, nei lavoratori, un maggiore senso di appartenenza e motivazione al lavoro e alla crescita professionale. Creare le condizioni per una diminuzione dei conflitti interpersonali
sul lavoro. Vedi il rischio di subire violenze e aggressioni. Un luogo privilegiato per realizzare programmi di promozione della salute e del benessere è certamente quello del lavoro, dove la grande maggioranza dei cittadini trascorre una rilevantissima parte della propria vita. La conoscenza dei rischi, la capacità e la sensibilizzazione alla loro identificazione e anticipazione, la prevenzione, l'informazione, la formazione specifica su tali tematiche sono elementi fondamentali per una cultura della salute e del benessere negli ambienti di vita e di lavoro. Bisogna inoltre prevedere incentivi alla genitorialità e al supporto vittime di violenza. E poi c'è il dialogo con le istituzioni. Cosa chiediamo? Noi, da una lettura complessiva dei risultati dell'indagine, emergono alcune indicazioni di policy che possiamo così riassumere. Mettere in sicurezza e rilanciare il sistema della sanità pubblica, welfare territoriale e aziendale, raccordando la sicurezza sul lavoro con stili di vita sani fuori dal luogo di lavoro. Poi ne parlerà anche Anna Rosa, sul rafforzamento delle politiche conciliative, attivare e rendere efficienti le strutture di supporto sul territorio, come asili nido, circoli per anziani, centri per i ragazzi, rafforzare anche il servizio dei trasporti, investire in scuola, università, ricerca, in innovazione tecnologica e digitalizzazione, in occupazione giovanile e femminile, favorire l'autoimprenditorialità femminile, combattere le disuguaglianze di genere, generazionali e territoriali, e poi gestire fenomeni migratori con umanità, legalità, solidarietà e soprattutto inclusione. I migranti, come ho avuto modo di sottolineare in un'altra circostanza, possono diventare una risorsa. E la mia non è un'utopia, basta ritrovare gli anticorpi della tolleranza e della solidarietà. Le sfide da affrontare, riguardano quindi il lavoro, lo sviluppo, la legalità, il contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione, impegno sociale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. A nessuno manchi il lavoro, la dignità, la giusta retribuzione. È quello di Papa Francesco. È un auspicio e un monito importante in un tempo in cui registriamo ancora troppi incidenti che ripropongono drammaticamente il problema della sicurezza nei luoghi di lavoro. I numeri delle morti bianche e degli infortuni che causano disabilità aumentano. È passata la condanna e l'indignazione, tutto sembra destinato a rimanere come prima. Ma le nostre coscienze si ribellano. L'indignazione non basta più. C'è un forte impegno della CISL e dei sindacati confederali insieme per fermare questa catena. È importante aumentare presidi di sicurezza, precondizioni perché cresca la qualità del lavoro e migliori la situazione di milioni di lavoratori. Noi accogliamo con soddisfazione l'impegno del Governo ad assicurare maggiori tutele sul piano della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, assunto in occasione dell'incontro nel mese di ottobre su questi temi con CGL, CISL e UIL, perché un lavoro dignitoso è un lavoro sicuro e di lavoro si deve vivere, non si deve morire. Io sono arrivata alla conclusione del mio intervento e vorrei ringraziare innanzitutto tutti voi. So che alcune hanno affrontato un lungo viaggio per essere presenti qua con noi oggi. Ringrazio Daniela, lo dicevo prima, tutti gli altri relatori. La pandemia ha aperto uno squarcio drammatico sulla precarietà, sulle relazioni umane, e a noi spetta il compito di dare speranza in questo momento complicato. La storia ci insegna che a un periodo buio, come quello che stiamo vivendo su più fronti, segue un periodo di rinascita sociale, valoriale, morale, un nuovo umanesimo. E la mia gratitudine va a tutte le donne che hanno confidato e ci hanno fatto vivere attraverso la compilazione del questionario i loro sentimenti, i sentimenti delle donne di Calabria. Un grazie di cuore al segretario generale della CISL calabrese Tonino Russo per la fiducia, il sostegno, l'empatia dimostrata e per i saggi consigli che sono fondamentali nel lavoro di squadra. Ringrazio la segreteria OSR
E quanti hanno collaborato per la realizzazione di questo strumento di lavoro? I segretari delle federazioni e dei territori, gli enti e le associazioni della CISL. Tutti, dico tutti, hanno donato qualcosa di personale a questo progetto rendendolo più prezioso. Un ringraziamento particolare lo rivolgo ad Anna Rosa Munno della CISL Confederale per il suo contributo competente e fondamentale nella realizzazione della ricerca. Vivamente ringrazio Rosellina Arturi, che dall'inizio ha messo a disposizione del coordinamento donne la sua esperienza, professionalità, a corredo del progetto, con dedizione e entusiasmo. Io ringrazio e abbraccio tutte le amiche del coordinamento, donne straordinarie, che condividono il mio stesso sogno. Il sogno che in un tempo non molto lontano la donna possa raggiungere quella parità che insegue ormai da secoli, che sia rispettata, ascoltata, che sia giudicata in base al merito. Tutti gli esseri umani sognano, i grandi che hanno scritto pagine indelebili della storia come semplici cittadini. E se ci sono impegno, passione, costanza, anche i sogni possono diventare conquiste sociali, portandoci a mete che sembrano irraggiungibili. Che la forza, l'impegno e il coraggio femminile ci facciano raggiungere nuovi traguardi per le donne, per i giovani, per gli immigrati e per il riscatto della nostra terra, sfortunata ma di una bellezza straordinaria. Grazie.